E polemica al centro storico di Ragusa, dove da qualche giorno è entrata in vigore l'ordinanza del sindaco Cassì che vieta il commercio e il consumo di bevande alcoliche a partire dalle 18 di ogni giorno. A provocare l'amministrazione, con un esperimento sociale pensato ad hoc, è l'ex assessore Ciccio Barone che si reca sul sacrato di Piazza San Giovanni con in mano un sacchetto della spesa e dentro una bottiglia di gin appena acquistata. Obiettivo dell'esperimento, quello di verificare se i controlli esistono e l'ordinanza quindi viene anche rispettata da tutti. Barone, con tanto di video amatoriale, ha dimostrato che l'ordinanza c'è ma nessuno la fa rispettare. Una chiara provocazione, ma anche dimostrazione di quello che accade o potrebbe accadere durante ogni fine settimana. Video però non piaciuto al gruppo a sostegno del sindaco uscente Cassì Sindaco, che definisce l'iniziativa di Barone utile solo a racimolare qualche like e fare visualizzazioni. Inoltre Barone, commenta il gruppo Cassì Sindaco, commette anche una violazione all'ordinanza e la rende pubblica incentivando possibili simulazioni. Quello che Barone non sa e che non è stato capace di leggere, scrive il gruppo politico Cassì Sindaco, e che l'ordinanza riguarda anche market e mini market, contrariamente a ciò che lui afferma, e prescrive un principio molto semplice, ovvero si può acquistare una bottiglia di vino insieme al resto della spesa, ci mancherebbe, non si può acquistare solamente un alcolico e andarlo a consumare in piazza. Lui, nel suo video, non solo disinforma sui reali contenuti dell'ordinanza, ma commette anche una violazione. Con il comunicato di Damaro dei consiglieri di patto per Ragusa, insieme a Barone anche Rivillito e Mezza Salma, secondo gli uomini di Cassì, si legittima quindi il diritto a bere alcolici in strada e si rivolge un messaggio poco educativo ai giovani.